Ragazzi, siamo nel centro Pokémon di Crombleburg. Nello scorso episodio avevamo sconfitto definitivamente Eligio e tutti i suoi membri del Team Flare. Lui ha provato a riattivare l'arma sopra, ma tuttavia il colpo non è stato abbastanza forte e ha distrutto l'arma suprema e molto probabilmente ha ucciso e anche lo stesso Eligio, perché lui era sotto e era nel nucleo centrale quando tutto ciò è accaduto. Perlomeno l'abbiamo visto che è rimasto lì, quindi poi dopo da sopra abbiamo visto che ha frenato tutto quanto sotto, quindi deduco che sia morto. In ogni caso non lo rivedremo mai più. Meno male, non sentivo più parlare di lui. Meno male. Fatto sta che adesso, prima dello scontro finale, avevamo catturato Yveltal, il Pokémon leggendario di Pokémon Y, il Pokémon Distruzione, che capendo quanto c'è il pericolo che stava correndo tutto il mondo, ha deciso di diventare nostro amico. Perlomeno io lo interpreto così. Si è fatto catturare la prima volta che ha lanciato una Pokéball, cosa anche questa incredibile, e non ha usato la Master Ball. Quindi sarà l'unico Pokémon leggendario, l'ho già detto, che si fa catturare alla prima con una Pokéball che non sia una Master Ball. Quindi abbiamo ancora una Master Ball. Io da bambino io catturavo sempre, ho sempre catturato i Veltal con l'unica Master Ball che ci davano. Ma tanto dopo, nello scontro finale, che veniva subito dopo, per i Veltal arrivava come primo Pokémon in campo e puntualmente c'aveva tutta la vita al massimo. Quindi Master Ball, non Master Ball, quando catturi i Veltal, poi dopo, subito nello scontro che avviene 3 secondi dopo, esattamente 3 secondi dopo. Lui c'ha tutta la vita massima. E volevo vedere, prima di ritornare a Fluxopoli, perché dopo aver finito tutto questo casino con Tiflè, posso finalmente rimetterci in viaggio. Voglio vedere com'è i Veltal nel Pokéiete. Sono molto curioso di vedere com'è questo bestione di 6 metri, perché alla fine è di 6 metri. È talmente grosso che non si vede dov'è. Oh! È talmente grosso che si vedono solo le zampe. Si vede, aspetta, eccolo qua. È talmente grosso che si vede che il grosso del è talmente grosso che il muso sta sullo schermo superiore. Ok, adesso qui è passato. Stavo dicendo, è talmente grosso i Veltal che per accarezzarlo sulla testa bisogna prima dargli da mangiare, così la telecamera si inclina verso l'alto e poi puoi accarezzarlo sulla testa. Vediamo un po' se. E poi è talmente grosso che gli bastano due morsi per mangiare un Pokébigné. Fantastico! Madonna, ragazzi, è un gigante. Beh, non per niente. C'è scritto nella descrizione che è alto tipo 3 metri. Vediamo, noi diamo da mangiare come al solito finché non è sazio, quindi. C'è un punto adesso, non so se adesso è sazio o meno, perché impiega 2 volte a mangiare. No, non ha più fame, ok. Tra l'altro, guardate come sono fighe le sue corna. Comunque. Ok, tutti perplessi quando butto i Pokébignè. Vabbè. Parentesi comica, tra virgolette, finita con i Veltal. Tu e Veltal siete ancora più amici. Ecco, tipo un cubo pop, tranquillo. Ok, adesso rimarrà nello schermo inferiore per un pochino i Veltal. Perlomeno fino a quando non finirò di registrare questi 4 episodi. E adesso direi che possiamo utilizzare la mossa volo della nostra. Aspettate! Mi stavo dimenticando una cosa importantissima. Devo mettere Pidgeot, la nostra Pidgeot, che è finita nei box dopo che abbiamo catturato i Veltal. Dovevo metterla come leader della mia seconda squadra, che è ufficialmente quella che sta qui nel box lotta. Quindi spostiamo tutti quanti di un gradino, scaliamo tutti quanti di un gradino. Eccola, Pidgeot. No, ecco. Siamo qua. Vedete, se devo fare le robe così.
Ecco fatto, quasi quasi metto come sua vice, tra virgolette, vivi io, ecco, quindi i capi del mio secondo team, ragazzi, sono ufficialmente Pidgeot e Vivion. Qui i capi adesso invece qua sono, tra virgolette, solo Greninja e Talfo, e mentre nel secondo sono Pidgeot e Vivion, che sono due Pokémon che ci hanno accompagnato per un bel pezzo. Poi dopo al terzo posto viene Axew, poi Epsol, poi Amaura, e quasi quasi però Amaura la metto al terzo posto perché anche lui ci ha accompagnato per un pochino, poi Axew, poi Epsol e infine Marip. Quindi questa è la seconda squadra composta da tre Pokémon principali, tra virgolette, tre Pokémon catturati normalmente, perché hanno, beh, anche Pidgeot e Vivi li abbiamo catturati in modo selvatico, li abbiamo catturati che erano selvatiche, però sono state le due primissime Pokémon che abbiamo catturato, sono state proprio le prime due, Pidgeot in particolare è stato il primo Pokémon che abbiamo catturato, perciò mettere lei e la seconda, che il secondo Pokémon che abbiamo catturato, ovvero Vivion, ai primo e secondo posto della seconda squadra del box lotta, era sicuramente il minimo che potessi fare. Ora, ragazzi, parlando di ritornare a proseguire con la nostra storia principale, io mi sono segnato su un foglio non solo tutti i Pokémon che troveremo, cioè io mi sono segnato su un foglio tutti i Pokémon che potremo catturare nei prossimi percorsi. Me ne sono segnata uno per specie, quindi se tipo potremo incontrare in un percorso sia l'evoluzione sia la forma base, io conterò di aver catturato solo la forma base o la forma evoluta. Nel caso in cui riesca a catturare anche la forma base, perché magari compare solo il gruppo, ben venga, se no lasciamo stare, conterò che di aver catturato la forma, un Pokémon per quella specie. Poi mi sono segnato che i Pokémon che ho lasciato indietro, che non sono tre, non sono due, sono tre, perché sono Rotom, che è il Pokémon che sta nell'albergo di Orcato, necessita dell'albergo di Orcato solo il martedì, e visto che sto registrando gli episodi di martedì, quasi quasi stavo pensando di andare a usare volo e a vedere se riusciamo a trovare adesso un Rotom, per dimostrarvi che tra l'altro sto registrando questi episodi di martedì, perché se sul Pokédex c'è scritto, sulla guida, sul libro guida, se c'è scritto che se sul libro guida c'è scritto che Rotom si trova ai gestiti dell'albergo di Orcato solamente il martedì, vuol dire che si trova solamente il martedì. Perciò noi adesso andiamo diretti all'albergo di Orcato a vedere se effettivamente è così. Poi dopo mi rimane da catturare ancora un Pokémon che ci siamo lasciati indietro, che si trova solamente in gruppo. E infine, ragazzi, c'è il Cryogonal, che è un Pokémon, a quanto pare, raro, che si trova nella caverna gelata. Io pensavo di averli catturati tutti i Pokémon della caverna gelata, invece c'è ancora Cryogonal, perché non me ne ho accorta, perché molto semplicemente lui nel Pokédex è ultra avanti. Allora direi di provare a interagire con questo cestino. Non si muove, fantastico. Allora, ragazzi, un Pokémon. Un Magneton, ok, stavo dicendo Magnemite, in realtà è un Magneton, ok. Tra l'altro ho letto che Magneton si può avere in Magneson, che è la sua ultima forma, se sai di livello nel percorso 13. Perché? Prima mi sono chiesta perché questa cosa, e poi ho pensato, ah, ma aspetta, c'è la centrale elettrica lì, ecco perché. Non perché 13 è un numero che porta sfortuna. Anche perché, cavolo, ti si evolve un Pokémon, penso che sia tutto fuorché sfortuna il fatto che un Pokémon ti si evolve. In ogni caso, Doublet sarà a livello 66, per rimanere in tema con. Allora, ma Rotom può essere dentro quel cestino. Quindi noi entriamo ed usciamo finché non vedo scuotersi quel cestino. No, io continuo ad entrare ed uscire finché non. Io continuo ad entrare ed uscire finché non vedo muoversi quel cestino. Io voglio vedere se riesco a catturare un Rotom. Che è il cestino dei rifiuti, vedete. Tra l'altro, Rotom c'ha 5 forme diverse oltre a quella normale. Molto semplicemente perché è un Pokémon tipo fatto di elettricità e può possedere gli elettrodomestici. Per questo motivo.
Quindi ci sono cinque forme di Otom che possiede cinque elettrodomestici diversi e per ogni e a seconda dell'elettrodomestico che possiede il a seconda dell'elettrodomestico che possiede c'ha un elemento diverso, però lasciamo perdere, io voglio catturare il rotolo normale. Normale? Porca troia, non riesco. Sentite, forse più avanti troviamo qualche cestino. Là, eccolo qua. Vediamo, ti prego, fa che sia Gotham. Era uno schifoso Trabbish sbucato dall'immondizia. Che schifo, io volevo un Gotham, volevo uno spiritello fatto di elettricità, non un bidone dell'immondizia. Che schifo di Pokémon. Svieni e non fatti più vedere. Che brutto. Qui penso che non si possa andare avanti, è così perché ci bloccava la strada. Ehi tu, tutto quello che vuoi fare? Non ci sono proprio, devi fare di strada prima di incontrare il capo. Penso che qui potrò venire solo dopo che avremo finito battuto la Lega Pokémon, penso. C'ho questo dubbio che me lo sta dicendo. Io provo un'ultima volta, poi se non ce la facciamo andiamo, ritorniamo a Fluxopoli e riprendiamo il nostro viaggio da lì. Ma porca... Ecco, parlando di Fluxopoli, il prossimo percorso che ci tocca fare per raggiungere l'ultima località in cui c'è l'ultima palestra, se non sbaglio la prossima città è la città dell'ultima palestra, perché in tutto questo, spero che non vi siete dimenticati, che noi abbiamo ancora 7 medaglie e dobbiamo prenderne 8 per entrare nella Lega Pokémon, perché continuo a dire Pokéball invece che Pokémon? Porca vacca. No. Dobbiamo ancora attraversare due percorsi. Ah, no, mi sono sbagliato. Sogui. C'è ancora una località. Allora, prima della località in cui ci sta l'ultima palestra, ci sta ancora una località. Quindi dovremo fare due percorsi. Che sono il 18 e il 19. Ora, per quei due percorsi mi sono segnata che ci sono 7 Pokémon nel percorso 18 e poi uno solo nel percorso 19. Perché a quanto pare ho dato un'occhiata al Pokédex e pare che ci sia solo una specie di Pokémon, solo una specie nuova di Pokémon nel percorso 19. Ci sono rimasto un po' così quando ho letto il libro, però cazzo. Si vede che sia proprio così. Vuol dire che allora 18 e 19 c'hanno gli stessi Pokémon. Tranne quello del 19 che però compare solo in gruppo, quindi l'ho segnato, però compare solo in gruppo. Ok, basta, usciamo da qua, va. Abbiamo capito che oggi non c'hanno voglia di saltare fuori dai cestini. Però vi posso assicurare che questa sera controllerò i cestini dei rifiuti dell'albergo di Roccato finché non catturerò Grotto. Ma parlando di albergo di Roccato, ora che ci penso, qui ci sta un altro ingresso all'albergo di Roccato, ma non l'abbiamo mai guardato, quindi... Una zucca, non c'ho voglia di zucche. Via, 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 usciamo, via, esci. No, ho letto quello che c'era scritto perché qui le scritte sono più veloci della luce. E se riesci a leggere sei Usain Bolt nelle letture, però. Cioè, no, sei Flash nella capacità di lettura, però. Ancora, ho detto che non voglio zucche. Non sono uno spirito sbarrito, cavolacci, e poi è pomeriggio. Questi non dovrebbero apparire solo di notte? Oh, beh, se fosse così veramente nel gioco, ha voglia che completi il Pokédex. Chi ha voglia? Magari sono l'unica che voglio giocare di sera, che so. Rieccoci nell'albergo di Roccato, ma porca vacca. Ancora portachiavi in giro. Ma chi è che lascia tutti questi portachiavi in giro? Questa battuta faceva schifo. Lì vedo che c'è. Questo lo posso spaccare con spaccarocce. Ci sono le cose nascoste dietro le pareti. Non c'è niente. In compenso questo si sfida, vero? Sì. Che vuoi? Chi mi disturbano? La pasta lì. Chi la disturba? Chi mi disturbano? La pasta liscia. Oggi non so leggere.
La sfida di Gaio che manda in campo un Dance Pass molto carino. Mi piace come i tizi, gli allenatori che vengono sottolineati come i ribelli, c'hanno i Pokémon più carini del mondo. Va bene, Dance Pass si sa è debole purtroppo come Pokémon, quindi giù. E nessuno resiste a un'onda alta 2 metri. Mi spiace. E io che volevo solo starmene un po' in pace. Oh, ma mica ti rompi i coglioni, non ti parlo neanche, guarda. Tanto so che non dici nulla, nessuna roba nuova. Facciamo fuori un momento di... Oh, qui c'è qualcosa, vedo. Una lastra timore. Probabilmente sono oggetti super fighi che non so assolutamente cosa faccio, in ogni caso. C'è pieno così di oggetti nel mondo dei Pokémon, utilizzabili intendo. È un Ponyard. Vabbè, sentite, io faccio fughe adesso che non c'ho voglia di affrontare troppi Pokémon selvatici, grazie, altrimenti divento veramente OP e poi dopo le lotte divento noiose. Però lo scontro dello scorso episodio è stato bellissimo. Un cestino che si muove. Un'ombra scura si dilegua in tutta fretta, sembra che abbia lasciato qualcosa nel cestino dei rifiuti. Una pepita. Io volevo il Pokémon però. Io però volevo i Pokémon. Frequentando gli amici sbagliati, ho finito per diventare come loro. Frequentando gli amici sbagliati. Va bene. Vlad. Ti prego non mi dire che secondo Pokémon chi hai è l'evoluzione del Pokémon Trubbish. Ha sempre fatto schifo. Che marca, però ho avuto un lapsus, non mi ricordavo che il buio era debole allo psico. Ho avuto un lapsus, scusatemi. Lo scantank. O scantank. Che vuol dire tipo puzzola carro armato. Interpretazione accuratissime. Non fidatevi di me. Crowdown. Non so cosa sia. È un granchio. Ok. Un granchio semplicissimo. Dai, che è tipo buio anche questo. E giustamente vado di notte sterza perché sì. Ecco, posto. Nonostante le mie mosse siano inefficaci, riesco comunque ad ammazzare i nemici quasi in un colpo solo, quasi. Oh, mi spiace, chiedo scusa. Oh, tranquillo, eh. Se fossi come te, potrei convincere i miei amici a diventare giovani speranze. Ah, lui voleva fare la giovane speranza, capito. Senta, a sto punto combattiamo anche lei. I miei genitori sono dei veterani e mio fratello un fantallenatore. Mi sento un po' sotto pressione. Agape. Come cacchio si legge questo nome? Poi io leggo Agape. Io leggo come è scritto Agape. Ha due Lippard questa. Non capisco perché comunque in questi ultimi giorni non ho voglia di parlare. Non so perché. Sento questa cosa che ho dentro che mi dice che non ho voglia di parlare. Non l'ho capita. Non ho capito nemmeno io. In ogni caso, i Veltal sale a livello 51 e vorrebbe imparare Ripicca. Quasi quasi se è una mossa che fa male e la faccio insegnare al posto di inibitore che non fa niente. Sì, è fisica e ha la potenza 95. Chi la usa sfrutta la forza del bersaglio. Il danno inflitto è proporzionale all'attacco del nemico. Quindi tipo più il nemico è forte più fa danni. Fantastico. Via, al posto di inibitore impariamo Ripicca. Ecco perché si chiama Ripicca. Ok, è andata male, però mi sento più leggera. Vediamo. Adoro la gente quando prende bene la sconfitta. È sportiva.
Vai, spacca occhio, Lucario. Adesso andiamo di qua però anche. Ci sta una Pokéball qui. Fra un po' lo chiamo, fra un po' chiamo Pokémon Pokéball e le Pokéball Pokémon. Ok. Cioè è meglio girare a piedi invece che con i pattini, sti vicoli stretti. Ecco. Hai finito ad esplorare la villa, cioè la bag, usciamo, giuro. Un cestino. Ah, ancora una volta ha lasciato qualcosa, una pepita. Ah. Ok, non abbiamo trovato Pokémon, cioè li abbiamo incontrati ma se sono andati. Ok, non abbiamo trovato nessun Rotom, ho trovato solamente un Trubbish schifosissimo e adesso un Litwick. Ok, direi che possiamo abbandonare l'albergo. Direi che possiamo abbandonare l'albergo ed iniziare perlomeno il percorso. Oh no, qui vedo che c'è ancora una roba da spaccare. Oh! Non c'è niente, che porca. Non ha niente a che vedere con i battiti, ma richiede comunque una buona tecnica. Provare a usare questa mossa. Prova a usare questa mossa. Lancio! Con questa mossa il tuo Pokémon lancerà il suo strumento sul nemico. Oppure lancerà una barca a un alleato nelle lotte in doppio. Ah, capito. Usciamo da qui. Ok, non abbiamo trovato Rotom. In compenso però adesso direi che possiamo veramente volare a Fluxopoli. Risistemarci un secondo i Pokémon. E poi iniziare a vedere com'è il percorso 18. In cui ricordo esserci 7 Pokémon diversi. Che a sto punto penso ci siano anche nel percorso 19. Perché, ripeto, mi sono segnata come Pokémon a specie solo un Pokémon. Quindi, che appare in gruppo. Quindi, tra l'altro, sapete, sono curioso di andarvi. Vi ricordate quel ragazzo che qui a Fluxopoli ci diceva. Di quale elemento potrebbe essere la mossa di forza di un Pokémon? Ecco, sarei curioso di andarci a riparlare perché l'altra volta volevo che tutti dicessero che mi dicessero tutti di quale elemento fosse con tutti i Pokémon, però poi dopo ero andata via subito perché non avevo tempo altrimenti sforavamo con l'episodio. Però adesso sono curiosa, siccome abbiamo tempo, direi che possiamo andare a vedere, sentire questa curiosità. Perché non sapesse la mossa in tua forza? Tra l'altro qui c'è il signore solitario. Ho letto sul libro che se la completiamo prima di andare alla Lega Pokémon, questa missione secondaria ci dà qualcosa. Ora, io ricordo che il signore ci aveva chiesto un Pokémon che fosse tipo di livello 5 o inferiore. E io direi che qui abbiamo o un Caterpie o un Pansia di livello 4. Sapete, io quasi quasi gli darei. Ma sì, dai, Pansia. Lo mettiamo qui un attimo al posto di Darblade. Così ce l'abbiamo. Così ce l'abbiamo. Così. Perché lui ci chiede i Pokémon. Però non possiamo andarlo poi dal Pokédex. Dal box. Possiamo andarlo a prendere solamente dalla squadra. Quindi questa volta direi che posso parlare col signore e regalargli un mio Pokémon. Ora che mia moglie non c'è più, passo i giorni in solitudine. Senti, non è che presteresti uno dei tuoi Pokémon? E scusa se faccio il difficile, ma ne vorrei uno che sia uno di livello 5 o inferiore. Non ho mai completato nessuna di queste missioni secondarie. Una volta che voglio completare una cosa perché mi dà qualcosa, dopo, tanto meglio completarla, no? Che ragazzina gentile, mi hai regalato un sorriso. Che Pokémon vuoi prestarmi? Io ti presto Pansiar, eccolo qua. Che puoi prestarmi questo Pokémon? Sei proprio sicura? Sì. Oh, sei proprio un Pansiar adorabile. Spero che non ti annoierai troppo a tenermi compagnia. Dice qualcos'altro. Adesso che c'è il Pansiar a tenermi compagnia, mi sembra di essere ringiovanito.
Comunque, è il tuo compagno di viaggio, se vuoi te lo restituisco. No, no, tienitelo pure. D'accordo. Passa quando vuoi per vedere come sta Pansia. Va bene. Ok, adesso rimetto in squadra la mia Darkblade. Non c'è verso che lei. Perché assolutamente. Non c'è dubbio che io la lasci nel box. Lei, che cavolacci. È la mia esperta nel catturare Pokémon selvatici. Vuoi che. Cioè, è la mia esperta nel catturare Pokémon. La riprendo assolutamente. Ok, direi che possiamo fermare l'episodio proprio all'entrata del percorso 18. Però mi stavo dimenticando che volevo andare a vedere la mossa in forza di che elemento è con i vari Pokémon della mia squadra. Perché non so, perso una mossa di cui mi pare ci abbiano dato anche l'MT. Con cui poi la mossa intro forza. E il punto è che è particolare come mossa. Perché intanto qui c'è la meridiana fighissima. È particolare come mossa perché si sì, fa sempre lo stesso danno, sempre comunque. Tuttavia, a seconda del Pokémon, ottiene ha un elemento diverso. Non si sa bene perché, sta di fatto che succede questa cosa. Quindi direi che possiamo. No, qui si entra nel negozio di vestiti. Non mi interessa. Quindi con. Un messaggio, chi sarà mai? Forse il professore o un nostro amico? Non può essere Elisio perché è morto. Ecco. Ciao, come va? Tutto bene? Vorrei parlarti di persona. Incontriamoci a Ponte Mosaico. Ponte Mosaico è la località per il percorso 18. La raggiungo subito, professore. Ok, però prima devo trovare il ragazzo che mi dice la mossa di tuo forza. Eccolo qua. La mossa di tua forza, secondo le Pokémon che lei impara, assume un elemento diverso. Per Greninja ci aveva detto che se avesse imparato di tua forza, la mossa sarebbe stata di tipo lotta. Quindi è praticamente il terzo, con in tua forza scopri il terzo elemento ipotetico del Pokémon. Quindi lui, questo ragazzo sensitivo, c'ha i poteri speciali, quindi vediamo un po' di che mossa sarebbe di tua forza se ce l'avesse Talonflame. Se questo Pokémon impasse di tua forza, la mossa sarebbe di tipo volante. Ah, ok, quindi sempre di tipo volante la mossa, ok. E invece con i Velta sono curiosa. Se questo Pokémon impasse di tua forza, sarebbe di tipo ghiaccio. Che sia un riferimento al fatto che i Velta l'ha ispirato all'aquila della mitologia norrena, che tipo associata al ghiaccio o cosa del genere. Anche Charizard! La mossa sarebbe di tipo ghiaccio con Charizard! Minchia! Lucario invece? La mossa sarebbe di tipo ghiaccio! Tutti quanti di tipo ghiaccio! No, non l'ho capito! E invece Darkblade, lei spa o folletto? No, di tipo terra! Ok, quindi. Va bene! Ok, breve cosa curiosità, curiosità, breve curiosità finita, direi che possiamo. Qui non c'è nessuno con cui parlare, che tristezza. Benvenuta, di qua si va al percorso 18. Ah no, ci sono due operai. Più avanti la strada era dissestata da una serie di tunnel scavati dai Durante. Sistemare tutto non è stato facile, del resto non possiamo rimproverarli di seguire il proprio istinto naturale. I Durante sono delle formiche, ecco. Ciascuno può vivere come meglio crede, purché non danneggi gli altri. Il mondo è pieno di egoisti. Infatti. Ok, quindi prima forse non potevamo passare. Prima quindi non potevamo passare e probabilmente la scusa che ci dicevano. Scusa, non si può passare perché i Durant hanno rovinato la strada, in poche parole. Vabbè, Via della Stretta si chiama questo percorso, non ho letto bene. Comunque sia, siamo all'ingresso del percorso 18. E come ho detto, fermiamo l'episodio qui. Nel prossimo, che vedrete domani, mi vedrete attraversare il percorso 18 e raggiungere il professore. E spero. È così, sembra così tanta roba in realtà da fare. Adesso attraversare un percorso sembra un'impresa incredibile. Perché sembrava durare sempre tanto. Ma va bene, io spero di arrivare a Ponte, come cavolo si chiamava, comunque la prossima località entro il prossimo episodio. Quindi fermiamo l'episodio qui e ci vediamo domani.